Grazie, buonasera. Un posto meraviglioso, lo è non solo perché mi trovo immerso nella natura, non solo perché mi trovo diciamo dinanzi a uno spettacolo di serata, di tardo pomeriggio che sta per finire, quindi da qui vedrò un tramonto meraviglioso, ma perché mi trovo alla comunità Fanelli di Piemonte, molti di voi lo sanno, il posto dove da anni ormai lavoro, ma è anche il posto che è stato lo specchio della mia vita. Immaginate che qui sono cresciuto professionalmente, tutte le cose che ho imparato, tutto quello che ho studiato, ho potuto misurarlo qui sopra, in questo confronto a volte serrato col dolore forte di queste storie che non solo hanno messo in crisi la mia professione, ma anche la mia passione e soprattutto me stesso. Sono stato uno specchio importante perché potessi veramente fare i conti con la realtà, saper accettare le mie fragilità, poterle accarezzare, imparare a trovare dentro di me la forza per potermi confrontare e soprattutto la capacità di pensare che nella vita, per sé e per gli altri, c'è sempre una possibilità. Quindi non è un caso che vi parlo da qui, anche perché questo è un posto dove noi facciamo quarantena, cioè, da tempo. Cioè, chi arriva qua si è dovuto fermare perché si è fatto male veramente, chi arriva qua ha dovuto fare i conti col tempo, non solo con il passato, fatto di momenti difficili e complessi, ma col presente, cui ha dovuto recuperare il meglio di sé o quello che rimane di sé e soprattutto fare i conti col futuro, con la capacità di riprogettarsi come possibilità. Quindi nessun posto poteva in questo momento essere migliore per poter continuare a parlare di resilienza e poter parlare di questo momento particolare che stiamo vivendo, anche da qui faccio scuola con voi. Vedete, io vi ho presentato la crisi come possibilità di fare i conti, no, con questo momento fondamentale che ha sconvolto la nostra vita, che sconvolge le nostre vite di tutti i tempi, e dobbiamo recuperare questa parola crisi partendo non solo dal fatto che è una ferita, ma anche che è una possibilità e soprattutto che questa crisi, che è stata inaspettata, unica, imprevista, senza avviso di chiamata, ci ha costretto ad aprire gli occhi. Abbiamo aperto gli occhi. Su cosa? Abbiamo aperto gli occhi innanzitutto sul fatto che ci siamo dovuti fermare, ci siamo svegliati da un sonno che è quello dell'iperattivismo, cioè pensavamo sempre di correre forsennatamente, affannosamente, consumando tutti, piccoli e grandi, persone, esperienze, cose, come criceti su una ruota, ci siamo messi a girare a vuoto, creando circoli viziosi, senza veramente vivere fino in fondo. Ecco la grande sfida che arriva da questo momento in cui siamo stati costretti a fermarci e riprendere in mano la nostra vita, ma soprattutto il nostro tempo. Proprio questo tempo rallentato, questo tempo in cui stiamo scoprendo i vuoti che ci portiamo dentro, il libro di mancanze con cui stiamo facendo i conti, ci sta facendo rivedere questo film della nostra vita, partendo appunto da questa prospettiva fondamentale, il tempo, la nostra ricchezza, lo scrigno da cui possiamo attingere cose antiche e cose nuove, il tempo con cui dovremo ritrovarci, con cui dovremo rincontrarci, il tempo con cui dovremo rifare i conti, senza più perderci in questa corsa affannosa che ci ha portato a questo iperattivismo che non ci ha fatto più vivere. Dobbiamo passare dal verbo consumare al verbo vivere fino in fondo, perché questa vita sia degna di essere vissuta. Ma anche da un'altra cosa siamo stati costretti a svegliarci. Ci stiamo svegliando dal sonno di una libertà intesa come proprietà. Mai come in questo momento in cui stiamo vivendo l'esperienza della compressione di diritti, il fatto che dobbiamo stare chiusi in casa, che non possiamo vedere tante persone, che ci mancano gli amici, ebbene, stiamo facendo i conti con un nuovo modo di vedere la libertà. Abbiamo pensato erroneamente, e a volte gli adolescenti lo fanno perché c'è una sorta di delirio in cui pensano in certi momenti che possono fare quello che vogliono, ma anche gli adulti si stanno perdendo dietro questa sensazione di invincibilità, di invulnerabilità. Siamo passati, dice la storia, dal delirio della massa al delirio dell'io. L'io inteso come Dio assoluto, e invece non è così. Stiamo facendo i conti con una libertà che chiede di essere pensata, che non è solo la consapevolezza dei propri limiti,
ma anche la possibilità di riscoprire la propria identità, di riconoscere la propria appartenenza, di guardare ai nostri valori, alle cose in cui crediamo, con quell'esperienza critica del pensare, assolutamente, che ci permette non solo di rispettare la diversità, ma di saperne prendere il meglio. È libertà pensata, ma è anche la libertà legata. Non è solo il messaggio di Papa Francesco in quella piazza desolatamente vuota che ci ha gridato con forza, con fede, nessuno si salva da solo, ma è anche quello che stiamo scoprendo in queste piccole cose, in questi piccoli ricordi che ci rimandano a quante persone ci mancano in questo momento. Ma soprattutto non è solo una questione di relazioni, ma di relazioni costruttive. Noi stiamo imparando che è fondamentale lavorare, vivere, imparare a stare con gli altri. Persino fare le cose per gli altri, una cosa bellissima, è secondario al fatto che dobbiamo reimparare a stare con gli altri. Vedete, la Rivoluzione francese ci ha donato uguaglianza, libertà e fratellanza. Ebbene, senza fratellanza, sia la libertà che l'uguaglianza sono sorelle orfane. Abbiamo bisogno di questa libertà che, se da una parte sembra legarci, dall'altra ci fa persone, perché noi siamo esseri relazionali. Non solo ne abbiamo bisogno, ma ne abbiamo bisogno per star bene. Ed infine una libertà sensata. In un tempo in cui stiamo ritrovando l'importanza delle piccole cose, stiamo scoprendo anche quanto è fondamentale avere un orizzonte su cui muoverci. Abbiamo dilatato il nostro qui ed ora, dimenticando la memoria e soprattutto non imparando più a progettare, ad avere sogni, ad avere speranza. Ecco allora che l'esperienza di una libertà nel tempo della pandemia da coronavirus, nel momento in cui stiamo preparando la seconda fase, siamo lì, abbiamo ricominciato a riabbracciare i nonni, stiamo ricominciando a guardare alla possibilità di ricominciare tante cose, anche il lavoro, le professioni, ebbene, questo ci rimanda a una libertà che possa avere un orizzonte, un sogno, un progetto. Libertà pensata per fare i conti con i nostri limiti e con la nostra identità. Libertà legata, perché non solo abbiamo bisogno degli altri per salvarci, ma perché nel lavorare con gli altri c'è il segreto perché si possa costruire una società più giusta, ma anche le persone possano stare meglio. Ed infine una libertà sensata, avere un orizzonte come quello che io ho di fronte, che ti mette dentro una voglia dannata di metterti in viaggio e di dare il meglio di te. Buonasera, buonasera a tutti, siamo in diretta. Buonasera ai nostri ospiti, buonasera al professor Ruggero Giovanni che questa sera è qui con noi. Buonasera. Allora, la devo chiamare signor Sindaco o la devo chiamare professore? Ma mi pare che da qualche parte per potermi invitare ci siamo dati del tu, siccome i ruoli passano. No, ma certo, le persone restano, va bene Giovanni. Ecco, allora Giovanni, prima di tutto ti presento, non mi invadere tutto lo schermo perché allora mi fai proprio il sindaco. Ecco, no, mettiti nel mezzo, tirati un po' indietro, lascia spazio anche alle donne. Perfetto, no, vabbè, lo spazio lo prendete da sole, ormai siete azzurra. Siamo invasive. Allora, i nostri ospiti che già si sono collegati, salutiamo. Questa sera è una serata particolare, abbiamo sempre degli ospiti molto importanti, ma questa sera il discorso si fa difficile perché dovremo parlare proprio con una persona che di mediazione familiare ne dovrebbe sapere qualcosa. Ma veniamo un pochino agli antefatti anche per rispetto dello stesso professore. Diciamo che questa pagina è nata da poco più di un mese e mezzo e ha raggiunto oltre le 1000 unità di iscritti, e semplicemente perché cerchiamo di trattare delle tematiche abbastanza attuali e soprattutto queste che sono legate a questo coronavirus. Ho voluto proiettare un tuo filmato
proprio perché imparassero a conoscerti come persona, a vedere anche come hai affrontato con i tuoi ragazzi questa crisi, questo concetto di libertà così discusso. Perché il professor Ruggeri questa sera e come è nata questa amicizia anche, diciamo, relazionale, pur attraverso una piattaforma? È nata semplicemente perché tutte le tematiche sono state trattate, sai Giovanni, qui, cioè le più, diciamo, le più invasive, come il decesso di tanti anziani, come il vedere come è cambiato il modo di relazionarsi, vedere come eravamo chiusi in casa e quindi non potevamo avere accesso ai vari convegni per i quali io stessa mi muovevo, appunto come Movimento della Speranza, genitore, tra i genitori che hanno perso giovani figli, ma perché no? E abbiamo avuto quindi sacerdoti come Padre Maggi del Centro Studi Biblici, abbiamo avuto un esponente della comunità Orizzonti, abbiamo avuto un medico, un primario dell'ospedale di Torino, un altro di Ancona. Insomma, diciamo che non c'è mancata la varietà, però questa sera, l'ho detto, io avevo bisogno di qualcuno molto, molto, molto particolare. Perché? Perché Giovanni, dopo poi ti presento, ecco, il discorso è che in questa settimana noi abbiamo trovato tre, non uno, ma fra le mie conoscenze, solo fra le mie conoscenze, tre ragazzini di diverse parti d'Italia suicidi. E siccome sono anche una nonna di due ragazzini che hanno la maturità proprio quest'anno e li ho visti nella loro chiusura e nel loro non essere presenti più a se stessi, non essere ragazzi come gli altri, ragazzi che non escono, ragazzi che fanno la scuola in DAD, alle volte ci sono, poi nasce il caso naturalmente del ragazzo che è infetto o della famiglia, per cui si chiude, si rimane a casa. Non è vita questa, e nascono appunto i casi dei suicidi e delle tante depressioni. Ora, succedono nei posti di lavoro e ne siamo al corrente. C'è una crisi paurosa che ha invaso il nostro popolo, la nostra cittadinanza, tutte le terre da nord a sud sono terre di persone disperate, famiglie che sono abbastanza allo sbando, proprio perché bisogna combinare il pranzo con la cena, non c'è niente da fare. E quindi è un periodo tremendo. Di fronte all'ennesimo caso, io dovevo cercare qualcuno di quella terra che io amo profondamente. Io ho casa a Napoli, venivo sempre due volte al mese, e invece dal febbraio dello scorso anno io non ho più potuto raggiungere le mie associazioni, però sono e vengo raggiunta, ed ecco il perché di una piattaforma. E di fronte all'ennesimo caso, che non sto a nominare perché tanto fa parte di tutto il nostro vivere, non è che ci sia un caso specifico, che quello indubbiamente coinvolge, stravolge una famiglia, ma il fatto è che è generale la situazione dei nostri ragazzi ridotti in questa maniera a fare scuola in questo modo, a non volere nemmeno più, vorrei dire quasi esistere. È un mal di vivere che la comunità che ne sta prendendo atto e non sa quali risposte dare. Ed ecco allora che di fronte all'ennesima storia che riguarda la tua terra, se mi permetti anche la mia terra, perché io amo profondamente la tua terra, io ho cercato una persona, un esponente di scuola, un esponente politico, tu hai fatto il sindaco di Sorrento per ben 10 anni, un professore di scuola e un padre di famiglia. Ho un curriculum che se mi metto a leggere non finisce mai, perché tu ne hai fatte tantissime, Giovanni, e io ho un profondo rispetto per te, perché così giovane e già ti ritrovi ad aver fatto tanto. Indubbiamente
la mediazione familiare che adesso cerchi di fare, a fronte anche di questa esperienza Fanelli di cui tu sei stato esponente nel video che abbiamo proiettato precedentemente, come la tua professionalità in un liceo, i miei due ragazzini, i miei due gemelli, hanno proprio la maturità liceale questa settimana, si finisce e fra pochi giorni poi si cominciano gli esami. Che esami? Che esami? Gli esami non finiscono mai a fronte di queste storie. Che cosa dire? Come presentarti, Giovanni? Che cosa posso dire quando tu mi dici come ha inciso sulla mia professionalità? Cosa ho imparato? Io ti ho lasciato parlare per 10 minuti prima, perché tu presentassi te stesso. Però adesso la storia è grave e io, che mi presento solitamente, faccio la psicologa con gli altri da quando non sono più dirigente scolastico, ma non è facile. Questa sera, che solitamente mi vengono arrivare con un sorriso, con tutti i denti aperti, ma io questa sera ho poca voglia di ridere. E tu sai perché, Giovanni? Parlami dei giovani della tua scuola, parlami di quello che stai vedendo, vivendo, parlami dei tuoi figli e come la vivi. Cominci subito. Sì. Allora, io credo, a proposito anche dei nostri curriculum, quando ci siamo scambiati appunto qualche notizia su di noi, da una parte ti mandai un vocale con i numeri, dicendoti chiaramente che però i numeri, e tu lo sai meglio di me, non necessariamente pesano, misurano tutto di noi. Ecco perché invece ti ho poi inviato quello che è un piccolo lavoro che chiaramente fanno tutti i docenti a un certo punto della loro vita, quando mettono insieme le esperienze che hanno lasciato segni. Se invece al contrario, visto che non ci troviamo né a scuola in questo momento, ma siamo io e te, ecco, se dovessi stasera dirti, come ti ho detto proprio ieri, a proposito delle aspettative, no? Cosa ci diremo stasera, ci stavamo raccontando ieri sera, ti dissi, guarda che tu hai a che fare con un cantastorie. Ecco, ora detto così, siccome questa parola può essere di questi tempi anche un po', chi è un cantastorie? Beh, i cantastorie avevano una bella reputazione qualche secolo fa. Cioè erano quelli che seguivano chi faceva la storia, appunto, ma da punti ben precisi, le retrovie. Erano quelli che non si trovavano a scrivere la storia dal punto di vista dei vincenti, perché ce lo diciamo, no? Spesso chi mette mano a scriverla, perché poi la raccontino in libri di storia, appunto, sono quelli che decidono che volto deve avere, chi è il vincitore. Ci sono poesie bellissime di Bertolt Brecht su questo, no? Dicendo, ecco, ognuno c'è il suo eroe, il suo imperatore, il suo re, ma chi ha cucinato? Chi ha montato la tenda? Ecco, i cantastorie avevano questo ruolo particolare di raccontare la storia dal basso, dalle retrovie. Ecco, io mi ritrovo nella vita a fare questo. Io sono uno, e ti dico che scientificamente anche parlando, penso pure che è la scelta di un mezzo molto chiaro, che è il mezzo narrativo. Cioè io credo che le storie delle persone possono diventare anche nel racconto una terapia. Sono uno specchio, sono una relazione, sono un incontro, sono una chiarificazione, sono una rivelazione, in alcuni casi anche una resurrezione. Per cui, ecco, stasera da quale prospettiva, no, voglio guardare questo mondo, questi mondi che mi hai sollecitato a guardare, ecco, è di uno che un po' racconta storie. Sono le storie che incontro da anni. Lo faccio a scuola in quello che io chiamo l'incontro con una sorta di dolore leggero. Guarda, noi molte volte quando parliamo della parola dolore ci spaventiamo subito un po', perché ecco, noi abbiamo bisogno o di parlarne quando stiamo malissimo, quando succedono le cose gravi, no? O al contrario cerchiamo di anestetizzarlo in tutto e per tutto, quando invece dovremmo
pensare che tutta la storia dell'uomo è attraversata, no? da questa parola, no? Poi la si può chiamare separazione, taglio, ferita, crisi, fallimento, da qualsiasi, ecco, voglio dire, con qualsiasi sinonimo vuoi trattarlo, noi abbiamo a che fare con una sorta di dolore di vita. Il dolore stesso può diventare maestro. Ecco, i nostri ragazzi vivono, pensa per esempio, il disagio adolescenziale. Noi abbiamo paura, li difendiamo da tutto, perché ecco, vorremmo che non fossero mai disagiati, vorremmo che non fossero mai toccati, vorremmo che fossero sempre felici. Illusione. Impossibile. I nostri ragazzi hanno bisogno di sentire tutto il sapore agrodolce della vita per poter poi sperimentare non solo le gradazioni, le tonalità, le sfumature, ma anche per poter attrezzarsi, per poter addestrarsi a quello che il mondo oggi chiede. Per cui, ecco, sono uno che raccoglie storie da questo mondo di dolore leggero che è la scuola, e che spesso si veste, ecco, della loro vitalità, della loro, ecco, tornare a scuola per me, che ho fatto per 10 anni il sindaco, è stata, permettimi la frase, botta di vita. Cioè io 5 anni fa ero completamente esaurito. Venivo da 10 anni da assessore, 10 anni da sindaco, un'esperienza straordinaria, chiaramente, ma anche che mi ha provato, sia nel senso che mi ha messo la prova, sia nel senso che mi ha toccato dentro, anche nelle energie. Ecco, tornare a scuola mi ha fatto stare a contatto con questa vita che chiede di essere vissuta, raccontata, espressa, di essere anche stimolata, inquietata. Io dico spesso ai miei ragazzi, lasciatevi inquietare dai nostri punti interrogativi, lasciate che la scuola vi lasci più domande che risposte, lasciate che la scuola vi interroghi nelle sede degli interrogativi e non delle interrogazioni. Fare in modo che di lasciarli sempre con quel senso di inquietudine. Proprio stamattina nel salutare la classe dicevo, ricordando le parole di De Crescenzo, uno della nostra terra, dice: punto interrogativo, disegna sulla lavagna, ecco, questo è il bene. Punto esclamativo, ecco, questo è il male. Mettere dentro loro questa voglia dannata di cercare, di mettersi in gioco, di provare, di sperimentare, avendo dimestichezza con loro, anche senza temere necessariamente, ecco, il dolore, il disagio, la difficoltà. È bello pensare all'adolescenza con le parole di Fossato, in un verso bellissimo di una canzone, che dice: un tempo sudato, Veramente. bellissimo, il tempo ribelle, il tempo in cui, l'istante in cui scocca l'unica freccia verso la volta celeste e raggiungere le stelle. Ecco, questa è. Che ci piaccia o no, guardate, poi ecco, qualcuno potrebbe dire sì, ma è idealità. Non è idealità, questa è la realtà. Lo è da tutti i punti di vista. Oggi anche le neuroscienze ci aiutano in questo. Tu pensa che qualche volta ho azzardato in una classe a fare una lezione sull'epigenetica dell'amore. Cioè le neuroscienze dicono chiaramente che noi veniamo da lontano in queste relazioni, che se in questo momento io e te, nei corridoi adiacenti dove stiamo, sentiamo un grido di bambino, io e te ci fermiamo, andiamo a vedere che cos'è. Perché è un grido che viene da lontano e che ci ricorda che qualcuno ha bisogno di noi, perché in fondo noi abbiamo bisogno degli altri. Questa è la creaturalità. Avere questa consapevolezza di aver bisogno di altri. Certo, non è solo la scuola. Io dico sempre, sono contento, non ci eravamo messi d'accordo, ma hai improvvisato meravigliosamente, raccontando della Fanelli. La comunità Fanelli è questa comunità di recupero per tossicodipendenti. Lì dove 30 anni fa, da sbandato, perché venivo da 5 anni dai gesuiti dove volevo fare il prete, e invece scappai. E quel posto mi ha accolto, quindi sembra un paradosso, no? Dice, è un posto di accoglienza per le fragilità, e invece io ho trovato il mio porto. E ho cominciato a confrontarmi con questo dolore forte, imparando che le storie estreme possono illuminare la nostra normalità, possono per certi versi alleggerire
tante delle domande o delle inquietudini che ci portiamo dentro, per cui io sarò sempre grato a questa esperienza straordinaria che mi ha permesso poi di crescere professionalmente, perché lavorare poi con ragazzi tossicodipendenti ed oggi con le dipendenze patologiche, perché è chiaro che il mondo su questo mi ha fatto fare innanzitutto i conti con me stesso, con le mie ferite, con le mie fragilità, con quei vuoti che ognuno di noi si porta dentro. Oggi il grande problema delle dipendenze, della libertà, è che noi non abbiamo ancora accettato i nostri vuoti e cerchiamo disperatamente di colmarli, di riempirli. Ecco perché poi passiamo a quella sorta di delirio del consumo. Consumiamo di tutto, dimenticando che probabilmente da qualche parte c'è una falla e qualsiasi cosa mettiamo poi scompare. E abbiamo di nuovo bisogno, no, di riempire, no? Quando invece probabilmente, ecco, dovremmo, a volte il coronavirus, questa particolare cornice con cui ci siamo confrontati nell'ultimo anno, ci ha costretto a fare i conti. Benedetto il coronavirus. Sto attento a ciò che dico. Se effettivamente, mettendo in ginocchio le nostre sicurezze, il nostro delirio di invincibilità, di vulnerabilità, ci ha costretto di nuovo a guardarci intorno, dentro e fuori. Certo, nell'ultimo anno noi abbiamo cominciato a cantare dai balconi, ricordi, un anno fa, al grido, al suono, allo slogan era già tutto bene. La verità è che alla lunga stiamo pagando un prezzo molto alto, perché? Perché torniamo sempre in quella dimensione di non voler accettare la realtà. Stamattina leggevo un pezzo di D'Avenia, scrittore famosissimo, lui sì che parla il linguaggio dei ragazzi, dice a un certo punto, mi sono ricordato del vostro farsi parola, dice: ci lamentiamo solo, parlando chiaramente degli adulti, ci lamentiamo soltanto. E dimentichiamo che se è vero che il verbo si è fatto carne, viene un momento, ed è questo, anche quello della DAD, in cui la carne si fa verbo. Farsi parola, appunto. Dobbiamo, e io credo fortemente in questo, avere il coraggio del contatto, qualunque esso sia. Il contatto ti permette di non perderti, e persino se ti perdi, ti disorienti, ti confondi, puoi ritrovarti. E dobbiamo fare delle scelte chiare su questo, scelte di contatto. D'altra parte, anche il suo ultimo libro, non so se qualcuno di voi l'ha letto, bellissimo, lo consiglio, è L'Appello, parla di questo docente Romero, ha a che fare con Omero, chiaramente, anche lui cieco, che in una scuola dove ormai non facciamo manco più l'appello, ha bisogno, proprio perché è cieco e quindi menomato, bisogno di entrare in contatto con le storie dei suoi alunni. Ecco, io credo che la grande sfida, credo da sempre, ma oggi più che mai, è tornare al contatto, che è sicuramente un percorso di sensi. D'altra parte, tu immagina, il tatto è il primo libro che noi leggiamo. È la pelle di nostra madre, no? Che ha creato quello che poi gli esperti chiamano anche sentimento della vita. Ha permesso che ci fosse dato in eredità. E noi dobbiamo tornare a questo continuamente se vogliamo riprenderla, questa eredità. Sai Giovanni, Dimmi. quello che tu stai dicendo, sì, io ti ascolto affascinata perché stai prendendo veramente la nostra realtà da tutti i punti di vista. Di D'Avenia ho parlato la volta scorsa con il coraggio di essere fragili e ho tirato fuori i leopardi, no? Perché fondamentalmente è la nostra situazione. E adesso che tu parli di contatto, ti dirò che il professore che è venuto qui da noi, il primario di Ancona, ha parlato della fragilità degli anziani. E come tu parli di contatto, lui parlava appunto della, sempre per la medicina narrativa, rientriamo nel discorso che dici tu, e parlava del tocco, la terapia del tocco, che è venuta a mancare con gli anziani. Ma per farti andare avanti, non interromperti più di tanto, perché stai toccando dei punti, guarda, veramente molto importanti per tutti noi, per
che già stiamo facendo questo percorso, almeno questo lo facciamo, ti posso dire che siamo partiti dalla consapevolezza di quello che stava succedendo guardando il mondo degli anziani e ci siamo dimenticati inizialmente, diciamolo, riconosciamolo, che invece i più fragili erano i giovani, erano i piccoli, erano quelli che ancora la personalità non l'avevano. I giovani se ne sono andati nel silenzio totale, li abbiamo visti abbandonati, chiusi in quelle bare che sono passate a decine qua dalla nostra terra, portate giù nel vostro meridione, e per essere cremati, per non avere più un'identità, non sappiamo nemmeno come siano ritornati alle loro case queste ceneri. Abbiamo pensato alla fragilità di questi esseri così già fragili di per sé e non abbiamo pensato, diciamolo, riconosciamolo, che i nostri ragazzi erano quelli che ne pagavano lo scotto più grosso. Ecco perché tu, che già conoscevi una fascia d'età e delle dipendenze che facevano di ragazzi una estrema fascia dell'esistenza di adolescenziale, ora ci parli di quello che vedi, di quello che fai. Ecco, volevo solo confermare che fin lì ti stiamo seguendo perché i perché sono tanti, perché i perché sono tanti. E non riusciamo a trovare risposta, ma dobbiamo trovare soluzioni a livello politico, a livello di scuola, di insegnanti e perché no, anche di genitori. Perché li abbiamo creduti, e te lo dico perché li ho in casa, non so tu come ti ritrovi, li abbiamo creduti dei nulla facenti. E invece forse erano dei disperati. Dimmi pure, Giovanni. Beh, Edda, i figli sono figli nostri, per cui racconteranno, erediteranno, vivranno, giocheranno tutto ciò che noi avremo raccontato, giocato, consegnato, donato loro. Noi a volte ci divertiamo in maniera quasi sadica, no? Di dividere il mondo in buoni e cattivi, chi ha torto, chi ha ragione. La verità è che siamo tutti collegati, per cui esistono per tutti responsabilità e nello stesso tempo anche, diciamo, una sorta di parlare di consapevolezza, no? Di prendere coscienza, no? Di tutto ciò che abbiamo fatto e di ciò che non abbiamo fatto. Io voglio dire una cosa in premessa fondamentale. Noi stiamo pagando un prezzo alto perché molte delle cose che diciamo, molte delle cose che leggiamo, molte delle cose che per certi versi ci aggrappiamo, le diciamo, ma non ci crediamo. Vedi, l'arte di essere fragili, l'avevi tra le mani, no? Questo libro di Damegna, dice che la fragilità è una cosa bella. Ma noi ci crediamo. Dice, te lo traduco in una maniera diversa, ovviamente ho visto un TEDx di Alessandro Chelo, no? Sulla fragilità. Dice, noi dimentichiamo che la bellezza è proporzione. Pensa, l'ideale di bellezza che ci arriva dalla mitologia è Venere o Afrodite, che è strabica. Cioè il suo difettuccio ci racconta di una bellezza che non è perfezione. E ultimamente, mettendo insieme Achille e Ettore dell'epica greca, mi accorgo che anche se Achille poteva sembrare un borioso orgoglioso altro, è colui che piangeva per l'amico. È colui che non andava in guerra per una schiava. È colui che non ha paura del suo vulnerabile tallone. Ecco allora che se penso al Kintsugi, ormai
Abbiamo tutti imparato questa tecnica giapponese, chiaramente la impariamo come, diciamo, raccontando dal punto di vista metaforico, ma se allora è vero che è possibile che queste crepe, ferite di questo vaso rotto, che spesso è la nostra vita, perché da qualche parte noi, se tutto va bene, ci scheggiamo. Sì. I più fortunati si scheggiano. Ecco, allora, se è vero che è possibile fare preparare questa mistura di mastice e polvere d'oro, tanto che le ferite sono più preziose del vaso stesso, Bellissimo. allora noi abbiamo la possibilità di cominciare ad accettare i nostri magici strabismi, a vivere i nostri vulnerabili talloni ed amare le nostre ferite preziose. Se questo è possibile, allora la favola del Vulto Anatroccolo, che se vuoi è ben, diciamo, può rappresentare, no? Diciamo, quella terra di mezzo che è la dolodelescenza, no? Può essere veramente per i nostri ragazzi la possibilità di trovarsi sotto quelle ali, per essere se stessi e poter volare qualsiasi sia il viaggio, qualsiasi sia la destinazione, qualsiasi sia poi quello che succede. Ma ci crediamo? Tu parli del viaggio, infatti, nei tuoi appunti, quelli che mi hai mandato, parli proprio del viaggio. Tu pensa che io ho avuto anche un'esperta qui sulla mia piattaforma che ha parlato prima del viaggio d'Ulisse e poi ha parlato del viaggio di Dante come metafora della vita, no? E così come tu stai parlando di Lavenia con l'arte di essere fragile, la metà del titolo è proprio come ci si può salvare, come può salvarti la vita, la fragilità addirittura. Solo col viaggio. Wow. È strano perché se pensi qui pensieri di Recalcati, se pensi che i nostri figli possono trovarsi come Telemaco, tu meglio di me sai, no? Che l'Odissea nasce dalla Telemachia, no? Dai primi cinque capitoli, che sono la storia di Telemaco e non di Ulisse, nasce dinanzi a questo mare, che invita sia all'attesa, aspetta il padre glorioso, il padre vincente, il padre che gli eroi, o meglio, i messaggeri raccontano come l'eroe di Troia, colui che ha conquistato la città invulnerabile. E invece, nello stesso tempo, è il mare che lo invita al viaggio. Arma una nave per cercare il padre. Non ho paura oggi di dire ai miei ragazzi, di dirlo anche ai miei figli, di cercare il padre. Anche perché, a proposito di fragilità, rischiano di non riconoscerlo se aspettano il padre invincibile e glorioso. Quindi il padre lo trovi nelle situazioni. E tutto si gioca, Edda, e ti lascio la parola, sull'appartenenza e sull'erranza. Cioè lasciare in questo zaino dei nostri ragazzi che partono alcune radici chiare, l'appartenenza appunto, e la possibilità di errare, che è un verbo ambivalente perché è sia il verbo del viaggio, ma è anche il verbo dell'errore. Dobbiamo fidarci un po' più di questi ragazzi. Ma tu hai pensato che da parte dei ragazzi, prima naturalmente di questa tragedia, perché in piena tragedia ci siamo trovati, ci fosse una sorta di delirio di onnipotenza, dell'avere il tutto e subito, di dare tutto per scontato? Come stanno vivendo la situazione? Se ne sono ancora resi conto i nostri ragazzi? Ma se ne renderanno conto sicuramente se noi cerchiamo di fare il nostro mestiere di adulti, di genitori, di riferimento, dando anche, dicevo prima, la possibilità dell'errore, del pensiero divergente, del fuori tema. Ecco, il pensiero di questo è di Galiano, no? Dico Galiano si diverte, no? A scrivere, a raccontare, no? Storie di fuori tema, cioè di ragazzi che, ecco, proprio fuori da quello che sono, diciamo, i sentieri già che riescono a trovare la loro strada. È possibile se noi consegneremo loro, poche cose, po veramente poche,
ma necessari. Uno, dobbiamo aiutarli a pensare. Non cosa pensare, ma portarli alla riflessione. Guarda che il verbo pensare è un verbo poliedrico, eh? È il verbo della riflessione, certamente, quindi è un verbo più introspettivo, ma è anche il verbo del pesare, quindi è un verbo dinamico, di comportamento etico. E il pensare è anche un verbo che ti impone, insieme al pesare e al riflettere, anche una sorta di capire. L'etimo della parola ci dice entrare dentro. Come vedi, ci sono molte sfaccettature. I nostri ragazzi hanno bisogno di strumenti per imparare a pensare. Un ragazzo che pensa, si può anche far male, ma si rialza. Si rialza, e qui la domanda, si rialza? I nostri ragazzi hanno energie per rialzarsi. Il problema è che noi dobbiamo essere anche noi capaci di aspettarli, di esserci. Guarda, nel libro che non ti ho citato, ma ti ho detto che era di Dire Calcati, che parla appunto del complesso di Telemaco, o Il segreto del figlio, ancora meglio, fa una sorta di sinossi, no? Tra la tragedia di Sofocle, no? Edipo, e il figlio prodigo, no? Della parabola del padre misericordioso. Vedi, per una generazione di adulti che non si fa da parte e si riferisce a Laio, no? Il padre di Edipo, che appena sa che il figlio sta per nascere cerca di ucciderlo. Sì. E noi adulti siamo in una corsa affannosa che vogliamo ancora stare lì. Dobbiamo imparare a farci da parte, lasciare spazio ai nostri ragazzi. Ma hanno gli strumenti, gliel'abbiamo dati questi strumenti di crescita, hanno avuto, sono stati messi nella condizione di pensare. Abbiamo una scuola all'altezza laddove la famiglia non ci sta. Ti vuoi centrare, Giovanni? Sei al centro lo stesso dell'attenzione, ma vuoi centrarti nello schermo, per favore? Perché ho fatto... Sì. Eccolo, bravissimo. Ecco, avanti. Ripeto, glieli abbiamo dati questi strumenti. Tu sai perfettamente che anche se noi, quando parliamo di universo scuola, ci mettiamo dentro un po' di tutto, dai programmi del Gabelli fino ai giorni nostri, passa da De Santis, tutto quello che vuoi, ma in verità abbiamo ancora insegnanti che, arrivati dopo la DAD, gli ultimi 15 giorni in presenza, hanno dato 10 verifiche, alla sesta, alla settima ora, le verifiche, adesso si chiamano verifiche, queste verifiche che sono diventate un incubo, e quello non è formazione. Però indubbiamente i ragazzi non erano abituati a studiare, prendevano gli appunti con il cellulare e WhatsApp, gli stessi professori si sentivano non più in quella loro veste, diciamo, ecco, come dicevi tu prima, del tocco, del contatto, della comunicazione diretta, dello sguardo. Dove sei andato? Suonati il campanello, allora ti metto una nota. Si arriva anche a questi estremi. Adesso non dobbiamo generalizzare, ma dico, la scuola, la famiglia è in grado di far fronte, perché abbiamo sempre detto che i giovani debbono volare. C'è Gimbrand che appunto dice che i figli sono frecce scagliate nell'universo, ma non è questo il discorso. Ma la freccia vola, oppure sono le ali di Icaro? In quale maniera possono volare questi giovani a cui dovremmo dare spazio? Ma io credo che noi dobbiamo riconoscere che le istituzioni, gli enti, le aggregazioni, i gruppi che tu citi e metti in gioco debbano riconoscere in questo momento particolare della loro, no, di questa storia che è la nostra, i nostri limiti, no? D'altra parte stamattina proprio il ministro, credo qualche giorno fa, ma stamattina lo leggevo, il ministro Bianchi diceva: e basta con i programmi. Cioè,
ormai da tempo. Però si smentisce spesso, cioè anche questi ministri venuti fuori all'ultimo momento, guarda, non è che mi piacciono tanto, preferivo i ministri, sai, quelli della vecchia guardia, quando io c'ero ancora. Comunque, il rimpianto degli anziani. Ovviamente, però da tempo la scuola delle domande sulle indicazioni nazionali se le fa, cioè dando delle indicazioni e non più questa, diciamo, versione rigida, no? Perché la scuola deve muoversi molto su quello che appunto è il materiale umano, il fattore H, no? Stamattina nel salutare una classe riprendevo una clip di un film e dicevo loro: prendi questa penna, mettilo su un foglio, anche se oggi sono tablet, è chiaro, computer e PC, metteteci cuore e coraggio e farete la differenza. Ma è chiaro che il fattore H, perché altrimenti gli strumenti possono non bastare. Guarda Edda, la verità è che la grande sfida è proprio quello che dici tu. Cioè noi in questo momento dobbiamo chiederci, come genitori, come docenti, come operatori, ma anche come compagni di viaggio, se cosa vogliamo lasciare in eredità. Esatto. Bene, io, quello che mi riguarda, siccome ho così poco tra le mani, so cosa posso lasciare. Dico ai miei figli: se potessi lasciarti in eredità qualcosa, ti lascerei l'arte di pensare. Perché so che anche quando io non ci sarò, se tu pensi, sceglierai bene. Ma anche se dovessi sbagliare, perché fa parte del gioco, potrai renderti conto e tornare indietro. E quando prima parlavamo in maniera anche poliedrica del verbo pensare, dicevamo che non è solo il verbo cognitivo, no? Del capire, anche un verbo emotivo, cioè lo stare col proprio mondo emotivo. Per cui io credo che noi come scuola, come famiglia, dobbiamo avere questo compito speciale di consegnare ai nostri figli gli strumenti. Che cosa voglio consegnare ai miei? Io voglio che i miei figli si abituino a pensare. Io voglio che i miei figli si abituino ad alzare l'asticella delle loro possibilità. Io so che i miei figli devono sapere che hanno uno spazio dove possono entrare in gioco e che a volte nella vita, come nelle favole, le persone non hanno prezzo. Ma non è sempre così. Certamente non è sempre così. Perché? Perché la realtà è ombre e luci. La realtà è, pensa al Tao, no? Questo simbolo bianco-nero, sconfitta e vittoria, ombre e luce. Questa è realtà. E già qualcuno ci ha detto, per chi ci crede, che è grano e zizzania. E a noi non tocca andare a vedere, no? A noi tocca aspettare. Mi riferisco all'educatore, tanto che uno dei verbi più belli dell'educatore è seminare. Noi siamo chiamati a seminare, altri raccoglieranno. Ecco, io voglio seminare domande, semino domande di bellezza, semino domande, anche domande di inquietudine. E attento, dico a me, Giovanni, non è detto che devono rispondere come vuoi tu. Però io devo saperli aspettare. Prima ti stavo citando la differenza che c'era tra, ecco, nella sinossi che fare calcati con la parabola, no, del padre misericordioso. Il padre crea una risposta, quella che in termini tecnici si chiama asimmetrica. Perché il figlio torna, un figlio che meriterebbe per legge una sanzione, invece dà una risposta diversa. Ecco, noi dobbiamo essere asimmetrici con i nostri figli, noi rispondiamo loro con loro stesso metro, con loro stesso calibro. Loro si arrabbiano, ci arrabbiamo anche noi. Addirittura tu dici, non è semplice, Sono, no. hanno un'arroganza terribile. Al giorno d'oggi, perché poi dobbiamo vederli in tutte le sfaccettature. Però dammi la possibilità di dirti pure che io incontro quelli un po' più arroganti. Cioè, sorrido un po' quando qualche mio collega, ne abbiamo qualcuno amico nostro, no? Sorrido un po' quando qualcuno si lamenta dei nostri ragazzi a scuola, perché qualche volta dico, beh, farei fare per esempio un gruppo con
una trentina di persone che hanno alle spalle reati, che hanno alle spalle storie di tossicodipendenza, poliassuntori, no? Per cui i miei mi sembrano tutte pecorelle. Come vedi, poi tutto diventa relativo. E tu dici, è possibile, per esempio, dinanzi all'arroganza. Dinanzi all'arroganza, oltre alla fermezza, perché è necessaria anche quella, quindi non abbassare lo sguardo, Fare il invece. genitore comunque. Scusa? Non ci deve essere un rapporto paritario. Ma Devi certo. fare il genitore o devi fare l'educatore? Questo è fuori discussione. Io Benissimo. almeno sono di questo avviso. Ma sono convinto, perché, anche perché non siamo amici. Io non sono amico dei miei figli. I miei figli sono amici erano fuori, fortunatamente per loro. Esatto. Però C'è. tu devi all'arroganza rispondere con l'arroganza. Io mi permetto di sentire perché No, ma il io dissento su questo. Ah, Provo a ecco. dare una risposta asimmetrica, non simmetrica. Esatto. No, vabbè, scusami. Io È asimmetrica la risposta, non simmetrica. Per con i miei ragazzi io rispondo con il silenzio, esempio, o con una domanda. Perché sei così arrabbiato? sì, cosa sì, esatto. Cambia tu, vabbè, insomma, voglio dire, Anche provare a dire, ad esempio, se io fossi al posto tuo, pensi che ti avrei risposto così? benissimo. Ecco allora il discorso di dargli gli strumenti perché possano pensare. Ma e allora quando c'è la fragilità estrema, che tu non te ne sei reso conto, perché dobbiamo anche pensare questo, eh? Non abbiamo dei genitori che stanno a casa e sono lì e osservano i figli, la mamma casalinga, eccetera. Qua si lavora tutti, si viaggia la mattina, si parte tutti quanti, ognuno per la propria strada. Poi improvvisamente ti trovi davanti alla disgrazia, all'inafferrabile, ineludibile. Può essere un avvicinamento alla droga, può essere compagni di viaggio, può essere un atto delinquenziale fatto per leggerezza. Chi lo sa, per far parte del branco lo chiamano. Io lo chiamerei sempre gruppo di adolescenti sono, se non vengono lasciati a se stessi. E quando te ne accorgi che non sapevi niente di tuo figlio, che quelle angosce non le avevi avvertite, che tutto andava bene fondamentalmente. E che fai? Apri un capitolo importante, che è il problema del confine. I nostri ragazzi hanno bisogno del confine, che non sono solo le regole, è la legge, direbbe Recalcati, la differenza tra legge e regole. Sia perché le regole servono solo per essere trasgredite poi a un certo punto, invece la legge è quella che ti porti dentro, è quel confine, che poi in fondo il confine non è altro che la capacità di aprire e chiudere la porta. Non è un muro, rischi di saltare, di togliere tutti i ponti levatoi e di morire affamato nel tuo castello. Invece, una porta si apre quando è il momento di aprire, si chiude quando è il momento di chiudere. Ecco, il confine è una delle sfide più importanti, come d'altra parte anche, pensa alla famiglia come luogo dove si impara la disciplina. Ma come si impara? Dicendo semplicemente a un figlio si fa così? O forse certe cose gliele facciamo vedere. Certe esperienze si imparano facendo, non c'è dubbio su questo. Per cui sicuramente i nostri ragazzi hanno bisogno anche di qualche no, che sia chiaro, netto, spiegato, condiviso, ma che qualche no che sia no. A proposito, no, di essere poi anche e soprattutto genitori, perché è in questa esperienza del confine che attraverso quella consapevolezza del limite impari poi ad avere una chiara consapevolezza delle tue possibilità e delle tue opportunità. Ecco, io credo che dobbiamo cercare di, con i nostri ragazzi, questo lavoro faticoso, però è anche meraviglioso, diciamocelo, di sapere quando è il tempo di dire no e quando è il tempo di dire sì. Guarda, quello dei tempi probabilmente è la grande sfida dell'educatura. Perché non si può dire sempre no, come non si può dire sempre sì. Bisogna avere quella capacità, flessibilità, intelligenza, sensibilità, a proposito di sfumature da cogliere quando parlare, no?
non accorgerci, no, di certe cose, perché su questo dobbiamo anche farci entrare. Sai perché come genitori non ci accorgiamo? Perché noi siamo, parlo di me ovviamente, bravo con i figli degli altri. Ah, quello te l'ho raccontato. Guarda i genitori fuori dalla scuola, quante se ne dicono. Certamente, è sempre così. Allora pensa anche alle nostre relazioni. Se noi viviamo anche come famiglie, famiglie di famiglie, anche quello che stai facendo stasera, quello che fate stasera, questo scambio, no, questa possibilità di un baratto, torniamo all'essenza, no, dello scambiarsi le cose, che poi sono pensieri, sono opinioni, questo ci permette di diventare semplicemente più attenti. Guarda che l'attenzione è una delle cose più importanti che noi dobbiamo essere attenti al nostro presente. Oggi c'è questa tecnica, la mindfulness, no, di cui va così di moda, che non è nient'altro, non è nessuna tecnica particolare, sono essere presente a ciò che fai, a ciò che senti. Questo ti permette semplicemente di avere un orecchio un po' più aperto a cogliere, e siccome non è sempre facile, parlavamo prima di essere bravo con i figli degli altri, a decodificare i suoni, no? Beh, lo specchio degli altri mi aiuta a condividere. Spesso nella mediazione familiare lo dico sempre, dico, quando qualcuno dice, Giovanni, qualche volta mi capita, quanto ti debbo? Niente. Un giorno capiterà il contrario, verrai tu da me, o mio figlio da te. Cioè, voglio dire, abbiamo scambi da porre in essere. Io credo che in questo ci sentiamo sostenuti, sollevati, alleggeriti, e soprattutto anche motivati, dove la motivazione è lo scopo, ma anche l'azione. Ecco, io credo che tutto questo ci permette effettivamente di credere che questo sia possibile, che l'educazione è ancora la più grande, no, delle possibilità che abbiamo. Educazione chiara in senso sovrano, no? Cioè quella di poter tirare fuori il meglio, no, dai nostri ragazzi. E guarda un po', quando tiriamo fuori il meglio da loro, molte volte esce fuori il meglio anche da noi. E avviene anche nelle situazioni estreme di una comunità di recupero per tossicodipendenti, dove impariamo anche a fare esperienze della libertà dell'altro. Perché Edda, la verità è che sono anche quelli che si perdono. Appunto. Allora, ascolta Giovanni, è più importante a livello educativo introdurre, perché si parla sempre di nuove educazioni nella scuola. Alcuni parlano di educazione al sentimento, la gestione quindi delle emozioni, e altri invece parlano, introducete la Costituzione, quindi parlate del diritto, della giustizia dell'altro. Cioè, noi in materie ne abbiamo un sacco, e poi al giorno d'oggi ne sono. Una volta si parlava nei programmi del Gabelli, si parlava della scuola del leggere, dello scrivere, del far di conto. Quelle erano le cose fondamentali per gestire la vita, no? Adesso la scuola ha una pluralità di progetti, di esperienze, di sperimentazioni, e si vogliono introdurre nuove discipline. Che fine hanno fatto questa parte che riguarderebbe la gestione dell'emozione e dei sentimenti? Dove la potremmo introdurre? Nello stesso tempo, come conciliarla con la giustizia che deve pure esserci, quindi il rispetto delle regole fondamentali che valgono per i genitori nei confronti della scuola, per la scuola nei confronti dei ragazzi, poi viceversa, poi è circolare questo processo, perché i figli ritornano a casa, ritornano nelle famiglie, come la famiglia li affida alla scuola, è circolare, e nella società c'è la risultanza di questo doppio aspetto educativo per la quale tu hai preso i ragazzi e li hai introdotti con i loro pari a gestire quella che è la realtà quotidiana. Ed è chiaro che ci troviamo dinanzi a un momento cruciale di fare un patto, uso chiaramente la parola che sono tu, alleanza necessaria. La verità è che molte volte ognuno va per i fatti suoi, non c'è sintonia,
spesso ci troviamo con genitori che va contro la scuola che va contro i genitori, ancora ci facciamo la guerra a dire di chi è la colpa. È una strategia chiaramente perdente, che ci piaccia o no. La verità è che invece dobbiamo allearci. Facevi una domanda su, no, su che cosa, ma io credo che la scuola abbia tutti gli strumenti per fare quello. Davenia lo traduce così, visto che ti piace, te lo traduco con una frase bellissima che usa. Dice: un docente deve amare e conoscere ciò che sa, deve amare e conoscere le persone a cui dice le cose che sa, deve amare e conoscere le modalità, il modo di dire le cose che sa, che concretamente significa riuscire a creare. Da una parte, vabbè, la passione alla conoscenza, intendo dire semplicemente che so quello che porto in classe. E vabbè, ma questo si presuppone che siamo tutti più o meno preparati. Poi mette l'attenzione sulla relazione. Ho davanti persone che hanno bisogno di essere stimolati, che hanno bisogno di essere ascoltati, che hanno bisogno di essere compresi, che hanno bisogno di essere motivati, che hanno bisogno anche di confine. Ma dice anche che molto fa anche la modalità. Io sono per una scuola che educa al sentimento semplicemente e solamente quando basta che mette in gioco quello che abbiamo detto un attimo fa. Che cosa è educazione al sentimento? Ben riportato da Galimberti, no? Dice semplicemente quando risuona dentro, attraverso una riflessione, quello che senti. E questo non si potrebbe fare con la Costituzione. Ma guarda, io introduco spesso negli articoli della Costituzione, quest'anno l'educazione civica, per esempio, le clip di Benigni. Poi possiamo anche discutere se dice tutto o va aggiunto altro. Però è un modo per raccontare appassionato una Costituzione che dovrebbe lasciare qualcosa. Io dico ai miei ragazzi, guarda, e te lo dico su questo senza paura di sbagliare. Se quello che vi dico non vi tocca la testa e la pancia, non ricorderete niente. E non vi preoccupate, la responsabilità è amica. Vero. Se noi tocchiamo testa e pancia, loro ricordano. Quindi abbiamo noi da una parte. Dall'altra parte troveremo spesso, in questo insomma, sono tutta una serie di lamentele, troviamo ragazzi che sono indifferenti, che hanno bisogno. È così. Ecco perché il nostro lavoro è meraviglioso, ma anche faticoso. Dobbiamo riuscire a trovare le chiavi. Ci sono le chiavi, però, eh? Dobbiamo provarci, dobbiamo non stancarci. I ragazzi ci aspettano, questa è la verità. Questa è la verità. Noi invece ci leghiamo molto al risultato, ci leghiamo ai numeri, non entro, no? A proposito dell'esempio che hai fatto prima, no? Le verifiche, le verifiche, le verifiche. Invece i ragazzi hanno bisogno, trovavo qui scritto innamorati della scuola. Sì, si devono innamorare. E se io sono innamorato, i ragazzi miei si innamoreranno della scuola. Non c'è che dire. Guardate, certo, certe cose le devi vivere sulla pelle, d'accordo. Ma ti accorgi che quella parola ha lasciato segno dopo anni? Ah, senz'altro, non ne vedi i risultati. Ecco, il problema nostro invece è che vorremmo che tutti quanti ci dicessero come sei simpatico, ma vuoi che un adolescente, che spesso è oppositivo per natura, per indole, per età, per ormoni, debba dire questo? No, io ti dico cosa penso. Ti sfido a dirmi cosa pensi, ti stimolo a pensare anche altro e ti aspetto. La verità è che questo non è un sistema competitivo, questo è il problema. E guarda che anche come genitori non siamo competitivi, eh. Te lo dico con i miei figli, vorrei, ecco, che mi dicesse come sei bravo, papà, no? La verità è che se io ho insegnato la libertà, allora so che è un momento in cui devono andarsene. E la psicologia dell'età evolutiva ci insegna cosa? Che la vita è una sequenza ininterrotta di separazioni, a volte imposte, a volte salutari, a volte tragiche, a volte necessarie. Ma tutte, tutte portano
ad un rompere le acque. Tutte. Noi siamo a volte così ciechi che non vediamo. Io, ed è te lo dico con molta chiarezza, persino se avessi una rivelazione, stanotte, mentre chiudo qui il collegamento, mi arriva una rivelazione. Giovanni, tutto quello che stai dicendo è scontato, firmato, non è vero. Bene, io domani continuerei a farlo. Perché? Perché i nostri ragazzi, se è vero quello che ti ho detto, il sentimento di vita, che da Winnicott in poi è stato anche, diciamo, scientificamente provato, che questa modalità di stare al mondo, di vivere, ha bisogno di fuoco. Ha bisogno di fuoco. I nostri ragazzi hanno bisogno di sentire che quello che dici li trasporta, li porta, li importa. Se questo non succede, tutto quello che noi diciamo, siccome tocca solo la testa, sarà dimenticato. Ma perché è così? Meno male che è così. Certo. Però vedi, il fatto è che tu quello che fai lo fai con coscienza e lo fai bene. Forse anche per le tue plurime esperienze, perché trovarsi 10 anni nel mondo della politica, che diciamo è un mondo invasivo ormai, e poi sappiamo bene di che cosa è fatto e di quanto di buono e di marcio ci si trova, poi educatore e poi con ragazzi di questo tipo in questa comunità, indubbiamente hai un bagaglio enorme. Poi sei padre con plurime esperienze, hai detto anche con varie possibilità di scelta che ti hanno coinvolto, ma io non so se anche come genitori, tutti i genitori siano consapevoli del materiale umano con cui debbono pur lavorarci. Non si nasce genitori, non si nasce educatori. Tu non eri così, Giovanni, dai, lo sei diventato così. Però lo sono diventato grazie a un docente. Ah, ecco, solo uno. Io uno in particolare, ci sono delle persone che ti segnano nella vita. Oggi non c'è più, posso quindi anche dire il nome, Pinuccia De Gennaro. Cioè, vedi, quando vedo dei ragazzi lasciano la scuola, lo sai, racconto sempre questa storia, no? La storia di un 17enne che allora, tantissimi anni fa, venne cacciato da tutte le scuole d'Italia, perché è un po' ribelle, diciamo così. E una docente, per un anno e mezzo, quando avevo lasciato la scuola, mi inseguì, riuscendo a intuire che c'era altro, che dove gli altri vedevano solo vicoli ciechi, lei invece intuiva altro. Dove altri con una sorta di supponenza mi guardavano un po', sai, quella di dire peccato, buona testa, ma insomma sprecata, no? Inquieta, ribelle. Lei, ecco, questo cercare di quella docente dopo un anno e mezzo, dopo un anno e mezzo in cui avevo abbandonato le scuole, ecco, torno a scuola e mi diplomo a 19 anni. Ecco, oggi chi guarda il mio curriculum, no? Appunto, dietro i numeri, cioè, e bravo. No, qualcuno ha tirato fuori il meglio da me nel momento in cui ero il peggio. Tu hai trovato quella docente. E chi non trova quella docente? Guarda, facciamo un gioco pericoloso, Edda. Sì. La verità è che ognuno di noi in questo momento deve scegliere da che parte stare. Perché? Rispondi a se stesso, allora. Anche. D'altra parte noi siamo responsabili del nostro tempo, della nostra felicità, no? Del nostro destino, d'accordo. Però la verità è che ognuno di noi in questo momento è chiamato per la sua parte a decidere dove vuole stare. Voglio stare tra quelli che in questo momento si mettono lì e giustamente sottolineano tutto quello che non va, quello, o al contrario decidere fammi rimboccare le maniche, no? E dare quello che è possibile in questo momento, quello che ho. Dobbiamo scegliere da che parte stare. Ora. Perché noi siamo come su certe cose rimandiamo, no? Per stress, per fatica, per demotivazione.
Penso al grande tema della demotivazione scuola. Soprattutto, soprattutto questo. Bene, e allora io ogni giorno mi dico la mattina, Giovada, che parte vuoi stare? È E così. scelgo di stare da quella parte e ti assicuro che scegliere di stare da quella parte molte volte è demotivante, è faticoso, è stressante. È una scelta. Scegliere significa tagliare. Ecco, io ho deciso su questo di fare scelte chiare, di stare da quella parte. Non so se questo mi porterà sempre frutto. Oh, non aspettartelo. Però mi Non lo rievi. vedrai, non lo vedrai. Ho messo in conto, se è vero che ti ho lanciato prima il verbo seminare, che raccoglieranno altri. Sì. Ma forse perché così deve essere. Abbiamo festeggiato qualche giorno fa la festa della Repubblica. Cos'è se non la festa del noi? Sì. È vero. Nel video che hai mandato l'anno scorso raccontavo del delirio dell'io, no? Ma perché non sappiamo più fare in modo di mettere in gioco il noi, il gruppo. Dicevo, è più importante fare qualcosa con un altro che fare qualcosa per un altro. Noi dobbiamo imparare a convivere. Ci mettiamo insieme per tante affinità, no? Io e te ci siamo incontrati, forse immediatamente è scoccata un'affinità, ma mi auguro di trovarci insieme nelle differenze, perché sono le differenze che fanno la differenza nella relazione. Immagina che nella lingua antica, lingua semitica, la parola violenza ha la stessa radice della parola muto. Quindi la grande sfida dello stare insieme, quindi con tutte le difficoltà che vogliamo mettere, è legata all'ascolto, cioè fare violenza a qualcuno è zittirlo. Vero. Per cui, se io mi metto ad ascoltare uno alla volta, uno alla volta, io pratico farsi parola, no? Cioè, me faccio diventare carne e sangue. Dicevo prima, il tempo della DAD non è il verbo che si fa carne, ma la carne che si fa verbo. Ecco, quindi, concretamente, io con l'ascolto metto i nostri ragazzi hanno un bisogno dannato di essere ascoltati, guarda, te lo assicuro, guarda, su questo, senza voler cambiare nessuno, uno dei libri più belli curato da noi della Fanelli ha questo titolo: Non salviamo nessuno. No? Perché partiamo dal presupposto che nell'ascolto c'è un mettersi in gioco dove poi ognuno, se vuole, salva se stesso. Ma questo, ecco, ci rende anche più leggeri, più tranquilli, no? Senza l'ansia del numero, del risultato. Viviamo nel tempo del risultato. Il tempo del risultato. Ecco, il risultato, una volta i ragazzi, dunque ci sei da tempo nella scuola, erano più competitivi, proprio per il risultato. Andavano a scuola molto, andavano, non puoi dirmi di no, molti, molti puntavano al risultato, anche perché la stessa società era più competitiva. Coloro che arrivavano a un certo traguardo, sapevano, io almeno ricordo mio fratello, per esempio, ebbe il posto di lavoro in sede di laurea. Adesso te lo scordi, però noi venivamo da quelle scuole che seguivano al dopo l'analfabetismo del post-guerra. Quindi i ragazzi al giorno d'oggi sono competitivi. Io, questa è una domanda, rispondimi un po' tu. Ma guarda, è un po' più complessa rispetto come risposta a un doppio livello. Uno, probabilmente i nostri ragazzi non sanno perdere. Non sanno perdere. No, Quindi non è. io non Quindi condivido questo. io invece vedo fondamentalmente. S'atteggiano a perdenti. S'atteggiano a perdenti. Ma guarda, io almeno nella fascia adolescenziale,
l'impressione che i nostri ragazzi, ecco, vedi la difficoltà a prendere un brutto voto, la difficoltà ad accettare un no, la difficoltà del fallimento, dell'esprimersi, del mettersi in gioco. Io penso che sia legato a un fatto che i nostri ragazzi non sanno perdere. Nessuno gli ha insegnato a perdere. Ma nello stesso tempo condivido con te che intorno a noi si sono molto abbassate anche le aspettative e le motivazioni. Sì. Ecco, per cui oggi diciamoci la verità. Qualcuno ti dice prendi il diploma, vabbè, poi non ti serve a niente, e prendi questo. Noi dobbiamo imparare a dare anche valore a ciò che diciamo, a ciò che diciamo ai nostri ragazzi. Se i ragazzi hanno l'impressione che quello che diciamo e facciamo ha valore per noi, potrebbe avere valore per loro. Io, beh, qui parliamo del variegato mondo giovanile, per cui non ci imbarchiamo. Se abbiamo cominciato con un punto interrogativo, figurati se finiamo io e te con un punto esclamativo, no? Stasera, assolutamente. Il mondo giovanile oggi è un mondo variegato, anche per territori. Tu parlavi della mia terra. La mia terra è una terra bella e mascherata. Una terra disperata. Bella e mascherata. Ma anche disperata. Anche disperata. Certo, perché chiaramente è una disperazione che però spesso viene appunto proprio perché è mascherata, no? Da quelle che sono, ecco, la stessa bellezza di cui citavi, no? La nostra bellissima terra può diventare un modo per coprire, no? Per vivere quella che è l'immagine. Paradosso. È incredibile, noi viviamo il tempo in cui se ci facciamo una foto, no? Abbiamo bisogno della chirurgia estetica anche dei social, per cui la schiariamo, la aggiustiamo, prendiamo la posa, molte volte facciamo il profilo perché viene meglio, no? Ecco, vedi, di fondo gli adulti ancora, e parlo sempre degli adulti, perché io credo che la sfida educativa riguarda innanzitutto gli adulti. Noi abbiamo bisogno di cercare che cosa è veramente essenziale, anche perché quello rimane ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi impareranno da noi quelle due o tre cose più importanti. Per cui se i miei figli, parlo dei miei, si chiamano Chiara, Serena, Gaetano, se i miei figli non imparano a perdere, è perché il padre non gli ha insegnato che si può anche perdere la vita, che si è messo in gioco, che può anche farsi da parte, che può dire a un figlio scusa. Mi è capitato qualche volta, a proposito di essere bravo con i figli degli altri, qualche sera di fare qualche scenata, di non usare quella risposta asimmetrica, quella che dicevamo prima, no? A proposito, no? Qualche giorno dopo, quando anche la mia rabbia era sbollita, andare da loro e dire scusa, mi ho sbagliato. Forse non rinnego ciò che ti ho detto, e mi riferisco al merito, al contenuto, ma avrei potuto dirtelo in tantissimi altri modi. No. E ti assicuro che quello crea più legame di un padre che dice ho ragione io e basta. Ah beh, non credo che ce ne siano molti dei padri al giorno d'oggi che dicono ho ragione io e basta. Il padre brilla più per la sua assenza che per la sua presenza. Davvero? Davvero? Così dicono. E le madri? Rischiano di essere troppo presenti. C'è una lettera di un ragazzo che spesso racconto a scuola, un ragazzo la scriveva 15 anni fa, quindi diventando precursore di certi tempi, era un erenomane che anche lui aveva fatto il liceo, per cui sapeva scrivere benissimo, normalmente noi troviamo ragazzi che hanno forse al massimo, sai, la terza media, no? Poi dopo si perdono. Invece questo è un ragazzo che aveva continuato gli studi. Dice a un certo punto di questa lettera che scrive ai genitori alla fine del suo programma, dice papà, quel figlio che volevi, ingegnere avvocato, alla fine era solo un drogato. A te è stato chiesto di farti presente nella mia vita. A te, mamma, è stato chiesto addirittura di farti da parte. Ed oggi voglio che sappiate che non ho più paura delle mie emozioni. E se questo è stato possibile è perché ho affrontato di petto il mio dolore e voi avete accettato di condividerlo. Lo so che non sono rose e fiori, perché quello che non ho avuto resterà un vuoto incolmabile, una cosa che ho pagato con 10 anni di droga e 2 di comunità.
ma so che oggi vi aspettate solo ciò che posso dare. Bello. Ecco, vedi, questa è storia di uno che prende coscienza, no? Che la sua vita aveva bisogno di un padre, glielo dice in un passaggio della vita, dice: so che avete anche voi il vostro bagaglio di sofferenza. Bellissimo. Nel riconoscere che non c'è cattiveria, non c'è, e nello stesso tempo dici anche, però c'è una mia responsabilità. Fino a quando io non ho affrontato di petto questo dolore, e voi come genitori accettate di condividerlo? Ecco, tutto Uno questo è bellissimo. scambio di paternità, il figlio che si fa padre, il padre che si fa figlio, perché ha bisogno di imparare, tutti abbiamo bisogno di imparare. E guarda che tu che sei napoletana d'adozione, ti dico così perché l'hai Eh detto tu, sì, io sono napoletana, è un onore. tu sai che a Napoli il verbo imparà è un verbo che si usa sia per l'alunno che per il docente. Sì, Tanto infatti. che in napoletano si dice stombaranno qualcosa, lo so che qui qualche docente italiano mi correggerebbe, ma da noi si dice così, Sì. perché lo scambio produce ricchezza nell'uno e nell'altro. È vero. Giovanni, questa sera abbiamo affrontato con consapevolezza, con molta profondità da parte tua, ti rendo atto di un meraviglioso non solo assetto culturale, ma una meravigliosa sensibilità, capacità di esprimere questo nostro sentire, che è quello dei genitori, che è quello proprio di chi è stato genitore, di chi è educatore e anche di chi è politico, perché la politica non è solamente quella dei partiti, ma è quella dell'uomo, l'uomo che sa essere politico, quindi che sa instaurare relazioni che dovremmo avere in ogni dove, e all'interno della famiglia, all'interno della scuola, all'interno del nostro gruppo dei pari, e che i ragazzi dovrebbero imparare da noi. Hai detto delle cose sulle quali, appunto, siccome dopo poi questo nostro scambio, questa tua esposizione passerà in YouTube, diventa proprietà di tutti, e io ho molto piacere perché ci si deve riflettere sulle cose che sono state dette in questa serata, in cui il bagaglio dal quale partivo per me era molto pesante da dover affrontare di fronte a una disgrazia, a un lutto, non hai parole. Abbiamo fatto alcune considerazioni in cui non siamo usciti vincenti, siamo sempre perdenti, ma almeno abbiamo la consapevolezza di dire che ci lavoriamo, che ci stiamo lavorando su questo e che facciamo di tutto perché questa nuova generazione di ragazzi che verranno, e non sappiamo come ne usciranno, non sappiamo ancora niente. Guarda che noi qui giochiamo una carta che è un jolly, noi non sappiamo che cosa avremo, non sappiamo come ne usciremo, non sappiamo nemmeno quest'altro anno che cosa ci aspetterà. Vedremo nuovi disastri, vedremo delle persone che non hanno saputo affrontare questa nostra pandemia, che poi è un assetto pandemico proprio della società, oppure, ripeto, ne verremo fuori migliori. Io sono positiva in genere, io voglio crederci nella riflessione e nell'arte di pensare che tu hai portato avanti dall'inizio del tuo discorso, la capacità proprio di pensare, di ragionare e di venirne fuori, perché no? Migliori, e questo può essere anche grazie alle riflessioni che vengono fatte nei piccoli circoli, nelle piccole comunità o in quelle che fai tu. Nella comunità Fanelli è tuttora esiste? Certo, io sono domenica pomeriggio, turno lì fino alle 22, tranquillamente, ancora oggi. Diciamo che è stata l'unica cosa che non ho smesso di fare. A scuola sono andato in aspettativa quando ovviamente ho fatto il sindaco, invece era il mio modo per disintossicarmi. È un luogo dove sto a mio agio. Mi fa piacere. Per cui, sai, troviamo dei posti che sono nostri. D'altra parte le relazioni. Sai perché dobbiamo crederci? Perché le relazioni, quando sono calde, significative, costruttive, sono generative. Nasce per forza qualcosa.
È così, se no non è una relazione. Non è relazione. Giovanni, di nuovo, grazie. Grazie. Grazie Grazie a te, grazie a te. per come sei. Io spero di averti un'altra volta, vedremo come andranno le cose dopo l'estate e di poter fare un pochino di bilancio. È epoca di bilanci, bisogna farli quasi quotidiani e pensare sempre che il domani sarà migliore. È questa forse quella benedetta arte di essere fragili, che per me è un vademecum questo libro. Sarà che Leopardi è da sempre un mito, no? Un mito al quale guardare. Quindi metà fragilissimi e metà invece artisti nel volerci credere e nel voler essere vivi, perché altrimenti non lo si è. Grazie di nuovo, Giovanni. Auguri Grazie per il tuo lavoro, per la tua comunità. Grazie a tutti e buona a te. Grazie a voi. serata. Buona serata a te, ai tuoi ragazzi, alla tua famiglia. E alla tua professione, ho sempre detto che è la più bella del mondo, vero? Verissimo, verissimo. Di nuovo, Anche perché grazie. salutavo i miei ragazzi, saluto te così, con le parole di Mark Twain, che dice tra 20 anni, può darsi che ci saremo ancora, non lo sappiamo, tra 20 anni rimpiangerete soltanto ciò che non avete fatto. Levate le ancore, lasciate porti sicuri e catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate, scoprite, sognate. Grazie, grazie della conclusione. Guarda che bel complimento che ti fanno. Grazie. Grazie a te. Di nuovo buona serata a te e a tutti. Un grande onore averti e buona attività, buon tutto. Grazie. Ci risentiamo. Senz'altro, grazie di nuovo.